Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Sara, la sposa autorevole, benedetta ed eletta da Dio. Abbiamo visto come Sara condivida con il suo sposo l'esperienza della benedizione e dell'elezione. È una donna che riceve da Dio un nome nuovo, esattamente come avviene per i grandi patriarchi di Israele. Dopo aver cambiato il nome ad Abramo, in modo che evochi la sua missione di padre di popoli, il Signore parla ancora al patriarca in relazione alla sposa. Sarai la tua Isha, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedirò e da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni. Eredi popoli nasceranno da lei. La benedizione di Dio consiste nella promessa di una discendenza che sarà di rango regale. La principessa, che per giunta è sterile, genererà sovrani. Il cambiamento del nome, secondo la sensibilità biblica, segnala che il personaggio assume su di sé un cambio di identità, abbraccia una vocazione e riceve una elezione. Sara è scelta da Dio insieme ad Abramo. Questo fatto non solo chiarisce che anche lei, insieme al marito, è coinvolta nell'alleanza, ma sottolinea la statura eccezionale di questa donna, matriarca per eccellenza, cui è riservato un trattamento che normalmente la Bibbia riconosce soltanto agli uomini. Sara dunque non è una donna qualunque, è una donna straordinaria, una donna forte. In tutte le storie che la riguardano, già prima del cambiamento del nome, ha grande autorevolezza. È l'unica donna citata con insistenza nella genealogia della sua famiglia. È l'unica donna della sua stirpe che si mette in viaggio con Terak e Abram per raggiungere la terra di Canaan. Possiede una schiava e ne dispone a suo piacimento. È dunque ricca ed ha un'autonomia anche economica. La tenda in cui Abramo e Sara abitano è detta in più punti della scrittura tenda di Sara, ed essere introdotti in essa è segno di essere stati accolti nella famiglia. È quello che per esempio accade a Rebecca, quando il marito Isacco la conduce nella tenda che era stata di Sara sua madre, come si nota in Genesi 24. La stessa tomba dei patriarchi in Hebron è la caverna di Macpela, acquistata da Abramo proprio per seppellire Sara ed è dunque propriamente in origine il sepolcro di Sara. L'autorevolezza di Sara, la donna di alto rango, evocata già dal suo nome, è evidente nella Bibbia. Ella è tenuta in grande considerazione dal suo sposo, che ne ascolta la voce come varie volte nota la scrittura. In più Sara è benedetta e amata da Dio, dunque Dio stesso la tiene in alta considerazione. Nei momenti di incertezza di Abramo, Dio invita il patriarca ad ascoltare la parola e la voce della sposa, Sara, e a fare quanto lei dice. Sara non è irrilevante nelle scelte di Abramo. Anzi, è determinante. E Dio rispetta le scelte di Sara anche quando queste non sono propriamente in linea con le scelte di Dio. Dio manifesta verso Sara una predilezione e un amore particolare, non perché Sara abbia meriti specifici, ma in forza della benedizione che Dio stesso le ha elargito. Ella è la donna amata da Dio, che prefigura in sé e nella sua discendenza i privilegi concessi a Davide.